16 gennaio 2022, seconda domenica dopo l'Epifania. Sembra che il primo e il terzo brano della messa siano collegate dalle parole il terzo giorno, che troviamo all'inizio, anche se inspiegabilmente sono state tolte dal brano del Vangelo. In realtà Giovanni scrive: il terzo giorno vi fu una festa di nozze. Mentre nel primo brano è chiaro il significato, dopo 3 giorni di digiuno e di solitudine da parte della regina Ester, prima di presentarsi al re, gli studiosi sono divisi nel dare una spiegazione per quanto riguarda il brano del Vangelo. Anche io sono d'accordo con chi vede nel terzo giorno un riferimento alla risurrezione. Dovrebbe entrare nel nostro comune linguaggio l'espressione il terzo giorno a indicare la risoluzione di un problema, naturalmente non in vista di un intervento di carattere politico o religioso, ma di quel bene sommo che è l'eterno presente. Per credenti o non credenti, anche se non dobbiamo avere una totale sfiducia nelle istituzioni, sia civili che religiose, che fanno quello che possono, ovvero nei limiti della loro precarietà, ogni vera risoluzione di un problema esistenziale va al di là di qualcosa di carnale, non può non attingere a quella sorgente che è il mondo del divino. Anche se non dobbiamo enfatizzare la risurrezione come se il Cristo risorto avesse eliminato il dolore e la morte, realtà che restano ancora tragicamente presenti, tuttavia è nella risurrezione il seme di eternità che dà un senso al dolore e alla morte. Quanto vorrei che la gente comune ripetesse il terzo giorno, magari come la fine di un incubo, di una disperazione, di una lunga agonia. Ma c'è di più. La liturgia ha collegato i due brani anche per la presenza di due donne, del tutto singolari. Nel primo troviamo Ester, nel terzo Maria di Nazareth. Ester è la protagonista dell'omonimo libro biblico. Ebrea, adottata alla morte del padre dal cugino Mardocheo, un beniamita esule a Babilonia, fu eletta regina da Assuero, Artasesse I, dopo una gara di bellezza. In occasione di un aspro dissidio sorto tra Mardocheo, cioè cugino di Ester, e il primo ministro Aman, accusato dal primo di favorire una congiura di corte, Ester ottenne l'abrogazione di un decreto di strage contro i giudei di Persia che Aman aveva chiesto per vendetta. Scoperta la congiura, i giudei poterono anzi assistere, nel giorno stesso in cui era stato predisposto lo sterminio, all'impiccagione di Aman con i suoi figli. Di qui avrebbe origine la festa ebraica di Purim. Dunque, l'intervento di Ester presso il re ha avuto l'effetto di salvare il suo popolo da una strage. Così Maria di Nazareth, sotto un altro punto di vista, è intervenuta presso il figlio Gesù per salvare uno sposalizio da una situazione imbarazzante. Ma qui, nel caso di Maria, il confronto assume un significato elevatamente mistico, al di là del racconto in sé. Non dimentichiamo che il brano appartiene al quarto Vangelo e forse mai abbastanza diremo che l'autore, unitamente comunità ed evangelista, in realtà gli autori sono due, anche se forse più l'autore o l'autrice e la comunità, vola alto, al di là quindi di un evento legato a una circostanza del tutto particolare, il venir meno del vino durante un banchetto di nozze. Gli spunti per riflettere sono molteplici. Per
e tutti richiedono una particolare attenzione per evitare di cadere in una complessa e fuorviante esegesi. Anche qui raccogliamo l'invito di scendere nel profondo del pozzo divino, dove, come Gesù ha fatto con la Samaritana, attingere la grazia dissetante. Il quarto Vangelo non si limita a narrare eventi storici, ma fa della storia quel segno che rivela la misteriosa presenza del mistero divino. Del resto Giovanni, dopo il miracolo della trasformazione dell'acqua in vino, scrive esplicitamente: questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Bisogna partire da qui, dal fatto che si tratta di un segno, se vogliamo cogliere il senso del miracolo, un segno che, specifica Giovanni, ha manifestato la gloria di Gesù, ma la gloria è nascosta nel segno della risurrezione. Alla luce della risurrezione, i segni, ovvero i miracoli di Gesù, i fatta e i dicta, tutto ciò che ha fatto, tutto ciò che ha detto, vengono alla luce. In Gesù risorto ogni segno manifesta la gloria divina. Vorrei soffermarmi sulla presenza di Maria a Cana di Galilea durante le feste, che duravano anche una settimana, per questo che c'era anche la possibilità che venisse meno il vino. Durante la festa della celebrazione di un matrimonio, non entriamo nei particolari che sono certe volte anche solo curiosità, Maria c'è ed è la protagonista femminile di estrema importanza. Noi ci soffermiamo, no? Ecco perché Gesù ha trasformato l'acqua in vino, tutto. Ma non è questo. È la presenza di Maria, che è una presenza essenziale. Il miracolo gira attorno alla presenza della madre di Gesù. Parte da lì. Gesù sembra ritardare la sua presenza, viene tardi, no? Dopo qualche giorno, per farsi provocare dalle parole della madre, la quale dice: non hanno vino, tutto qua. Maria non aggiunge altro, ma Gesù sente la provocazione, come se la madre gli chiedesse un intervento miracoloso. Ma non è stata né una provocazione né la richiesta di un miracolo. Giovanni ha ricostruito quasi, diciamo enigmaticamente, in un modo strano, misterioso, no? Il dialogo alla luce della risurrezione. Tutto è avvenuto nell'intimo dei due esseri, i discepoli presenti neppure si erano accorti. Tra Maria e Gesù c'è stata dunque un'intesa solo interiore. Giovanni cerca di scrivere qualcosa zoppicando, diciamo, ovvero lasciando il dialogo quasi monco dell'essenziale. Ripeto, Giovanni, l'unico tra gli evangelisti a riportare il fatto, non sarebbe strano, visto che si è trattato del primo miracolo e che è avvenuto la presenza dei discepoli di Gesù, lo ha riletto e ricostruito andando oltre l'evento stesso, il fatto. Va letto come segno, non come fatto. Del resto Gesù non faceva mai nulla tanto per fare qualcosa. Tutto per lui doveva essere un segno rivelatore del mistero divino. Anche quando parlava. Invece la gente si soffermava alle parole esteriori, carnali. Erano segni anche le parole. Dunque, il dialogo è stato di poche parole, apparentemente strane, difficili da spiegare, ma questo è il bello. Che tra Maria e il figlio ci sia stata un'intesa, diciamo, problematica o meglio, altamente dialettica. C'è stata una discussione, no? L'intesa c'è stata, ma su un piano misteriosamente divino. Sembrano contraddirsi, ma in realtà madre e figlio si intendono a perfezione. Gesù si rivolge a sua madre chiamandola donna. Da notare che Giovanni nel suo Vangelo
non chiama mai Maria, mai, non c'è scritto Maria, mai donna, la donna. E un motivo dovrebbe esserci, almeno nell'intenzione di Giovanni, donna, la donna per eccellenza in cui vedere il grembo trinitario. Sembra, ma non è solo una mia impressione, che Giovanni abbia voluto dirci una cosa: senza il grembo femminile tutto diventa impossibile allo stesso Dio. La ragazza di Nazareth ha un nome che non è tanto Maria, ma donna, vergine e madre. Nel suo grembo avviene ogni miracolo, quello della vita. Non importa la trasformazione dell'acqua in vino, ciò che importa è la vita di un grembo di donna che partorisce alla luce della risurrezione.